L'ultima volta abbiamo visto queste scritte sul quad numero 1 che ha vinto il Pont de Vaux. E chi poteva mancare? C'è Franco con noi. Franco, l'ultima volta ti abbiamo appunto visto al Pont de Vaux e hai portato in fondo insieme a Holmes, Cupri e Messen l'equipaggio numero 1 che ha rivinto per la terza volta il Pont de Vaux. Ora, qui al Crossodromo di Santa Rita, con quali team sei? E poi ci dici il tuo palmarès che ora inizia a essere veramente importante. Allora, siamo qua con diversi piloti, dire la verità non li ricordo neanche tutti perché c'è una parte del parco che corre con noi, comunque Giovannelli, Cesari, Salustri, Mastronardi, Clemente, un po' dei ragazzini, ti dico tutti non me li ricordo, mi dispiace se salto i nomi ma... Ma poi comunque li scriviamo sotto noi quelli che ti sei dimenticato te. Abbiamo visto che hai portato ammortizzatori ad aria, ammortizzatori normali, alcuni scelgano un tipo, alcuni scelgano un altro. Salustri al Pont de Vaux non aveva quelli ad aria? No, Salustri voleva quell'ammortizzatore tradizionale, diciamo. Sì. E qui sta provando quelli ad aria, giusto? Sì, c'è anche gente che sta utilizzando quelli ad aria, che c'è una grossa differenza, diciamo che quelli che vanno veramente forte normalmente usano ammortizzatori a molle che comunque sono da un certo punto di vista più performanti se si sanno mettere a posto bene. Quella d'aria è un ammortizzatore che dà un pochettino più di spazio, stanca un po' meno a questi livelli. In America, dove tantissimi usano ammortizzatore ad aria, però li induriscono moltissimo e ci vogliono le braccia di Varnià, ad esempio, per riuscire a correre con quella roba lì. Comunque è un prodotto che ormai è in giro da più di un anno e ne siamo anche soddisfatti. Allora, siccome abbiamo qui le persone che ti stanno aspettando e tutto quanto, non ti vogliamo rubare più tempo, dici una cosa, il palmarès tuo oramai qual è? Perché abbiamo visto un Pont de Vaux, l'abbiamo portato a casa e c'eravamo anche noi fortunatamente a vedere questa impresa. Un Salustri, idem sempre al Pont de Vaux, e poi? Romana ha rivinto l'Europeo domenica scorsa facendo una stagione bellissima, senza errori, sempre molto competitivo. Adesso cerchiamo di fare il meglio qua, anche se effettivamente c'è da dire Nicola è un pilota bravissimo, eccezionale, l'ha dimostrato anche oggi. Mattia generalmente ha più esperienza e più veloce di Andreino, ma Andreino mi fa molto piacere vedere che sta crescendo di gara in gara, diventa sempre più competitivo. Giova purtroppo ha fatto una stagione dove non ha potuto correre, però come al solito tira fuori le unghie e vuol far vedere che nonostante gli anni e i chili è sempre competitivo. Io non ho ambizioni particolari, a me quello che interessa è che il prodotto funzioni bene, poi ce n'è sempre soltanto uno che vince, per cui è così la vita. E ora per concludere, noi abbiamo apprezzato l'uomo che sei oltre che il tecnico, conoscendoti meglio al Pont de Vaux, perciò ti ringraziamo sempre della tua massima disponibilità e ci vediamo spero su altri circuiti in modo che ti diamo ancora noia come sempre. Alla prossima è su a Trofeo delle Nazioni, non so se verrete. E ci proviamo. Poi io sarò l'ultima a Castelnau in Francia per l'ultima del campionato francese e lì speriamo che anche lì Romain riesca a vincere. Perfetto, grazie mille Franco come sempre, ciao. Ciao, grazie.